Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno ancora dal vostro caro giocherellone, colui che oggi vi porta un titolo veramente spettacolare. Stiamo parlando di Earth Defense Force Iron Rain, un titolo della serie Earth Defense Force veramente bellissimo, ragazzi, veramente spettacolare, da molti purtroppo poco conosciuto. La serie di Earth Defense Force è famosissima in Giappone, un po' meno in Occidente, quindi in Europa e in America. Il gioco, pensate un pochettino, nasce come prodotto economico e poi riesce praticamente a crearsi una vera e propria nicchia, ed è molto simile, soprattutto se voi amate Fortnite, è molto simile proprio a Fortnite. Iniziamo, ragazzi, con uno slot vuoto, chiameremo il personaggio, ragazzi, lo sapete dove state, giocherellone, ecco qua, lone, ecco qua, e andiamo subito a giocare, ragazzi. La difficoltà metteremo ovviamente normale, perché poi diventa troppo difficile. Guardate qui, ragazzi, che gioco stupendo, lo voglio consigliare soprattutto a coloro che adorano Fortnite. Aumentiamo un pochettino il volume, guardate qui, ragazzi, veramente qualcosa di incredibile, sembra un vero e proprio film. Ed è così, siamo in un mondo molto tecnologico, dove sono arrivati gli alieni. Uno dice, vabbè, giocherellone, la solita storiella, arrivano gli alieni, e allora giustamente noi dobbiamo difenderci, ma non funziona così, perché gli alieni utilizzano degli insetti modificati. È arrivata Cristina Genova. Cara Cristina Genova, buongiorno a te, benvenuta, bentornata sul canale del Giocherellone, colui che ti porta i videogiochi, dove si può parlare di tutto videogiocando, sempre di educazione, simpatia ed allegria. E oggi vi voglio portare, e il mitico Anthony, ragazzi, grande Anthony, buongiorno a te, come stai? Il Giocherellone ti saluta e ti fa vedere un gioco molto molto simile a Fortnite, solamente basato sull'invasione aliena. Pensa un pochettino, siamo in un mondo ipertecnologico, arrivano gli alieni e questi alieni però vanno a utilizzare, pensate un pochettino, ragazzi e ragazze, gli insetti in una maniera ovviamente modificata geneticamente, ovvero gigante. Quindi preparatevi, ragazzi, perché sarà una vera e propria battaglia. Sono allo stadio, Anthony, forza allo stadio, Hacker Italia, ciao giocherone, caro Hacker Italia, eccoci qua, ragazzi, vi voglio far vedere il gioco praticamente molto molto simile, come potete vedere, ragazzi, a Fortnite, e vi faccio vedere come funziona. Vedete un pochettino, dobbiamo praticamente sparare a questi esseri, praticamente possiamo quindi correre proprio come in Fortnite. Mamma mia, ragazzi, qui i ragnoni, andiamoci a riprendere, ragazzi, perché qui sopra, mamma mia, ragazzi, le formiche giganti, fa veramente paura. Immaginate se ci fosse un'invasione, ragazzi, di formiche così grandi. Sta succedendo veramente di tutto e di più, ragazzi, su questo canale. Stiamo attenti, perché possiamo anche cambiare col bazookettone, vedete, possiamo cambiare le armi, quindi possiamo portare due armi alla volta, qualcosa di fenomenale. È un titolo veramente molto molto bello, che vi consiglio soprattutto se amate Fortnite, ragazzi, come potete vedere col bombolone, guardate, che schifo, che cosa sta succedendo, ragazzi, il formicone, vedete un pochettino, boom, vai, mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo, dobbiamo guardate il cristallone, distruggiamo il cristallone. Aiuto, mamma mia, le formiche giganti, ragazzi, guardate un pochettino qui, ci sta buttando, che schifo, ammazza sti ragni, sono formiche giganti geneticamente modificate, mamma mia, ragazzi, guardate qui il ragnone, veramente qualcosa di assurdo. Un gioco che purtroppo molti di voi, ragazzi, non conoscono. Cambiamo il fucilone, ci pigliamo questi oggetti che ci permettono di dirigere. Aiuto, che sta succedendo, ragazzi, attenzione, arriva il bombolone, ragazzi, guardate qui sopra, veramente graficamente, guardate lì, ragazzi, un robot gigante, mamma, attenzione, è fortissimo, ragazzi, e qui dobbiamo cambiare arma, dobbiamo mettere il bazookettone. Che sta succedendo, guardate qui sopra, ci stanno distruggendo, è l'arrivo degli alieni, ragazzi, sono arrivati gli alieni direttamente sopra al canale il Giocherellone, bomba atomica, distruggono la città, veramente qualcosa di incredibile questo titolo, Earth Defense Force Iron Rain, gioco vecchio che costa 4 soldi, pensate un pochettino, un vero e proprio capolavoro. E mi dispiace per molti di questi titoli che purtroppo, guardate qua, tonno, aiutami tu, ragazzi, evochiamo il mitico tonno, faccia blu, faccia azzurra, praticamente con l'arrivo degli alieni, guardate qui, hanno lasciato un cratere di distruzione, i nostri poveri soldati, ragazzi, si trovano purtroppo in una brutta situazione, sta morendo, prendi questo, ti puoi salvare ancora, prendi la parte energetica che ti potrebbe salvare direttamente nella capsulina in stile Gundam. Guardate un pochettino, ci stiamo rimarginando dalle grandi ferite, il povero soldato praticamente qui sopra
sopra viene curato istantaneamente con l'esoscheletro. L'esoscheletro, che oggi è praticamente, si potrebbe dire, in realtà, gli esoscheletri sono degli elementi che vengono messi sopra il corpo delle persone per permettergli di accompagnare praticamente un vero e proprio movimento fisico, quindi per sollevare maggiori carichi, eccetera. Ragazzi, guardate qui questo che cosa ha fatto. Comandante, qui addirittura, ragazzi, è successo di tutto e di più. E che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Qui siamo soli, guardate, in un mondo solitario, in un mondo molto triste e solitario. Che dobbiamo fare? Che sto coso, praticamente, che cos'è sto coso? Lo scudo, giocherellone, ha ottenuto un nucleo energetico. Ah, 100.000 scatoline di tonno, 100.000 scatoline di tonno per fare che cosa, caro Hacker Italia? Guarda qui sopra, dobbiamo, buttiamo una bomba qui sopra, ragazzi. Cosa succede? Che cosa sta succedendo? Ci stanno abbandonando. Nucleo energetico, quindi possiamo, ragazzi, andiamo a buttare le bombe qua sopra. Ancora, andiamo a ricaricare, i colpi sono infiniti. Oh, mamma mia. Ragazzi, in modalità overdrive, praticamente, dove stanno i nostri amici, praticamente? Ce ne dobbiamo andare qui sopra, ragazzi, siamo in una bruttissima situazione. Come potete vedere, overdrive, quindi LR rilascia l'invito del picchiere e velocizza il movimento. Ecco qua, perfetto, velocizza il movimento per andare a buttare i bomboloni, praticamente. Ci hanno buttato, ragazzi, qualcosa addosso, vedete, un pochettino andiamo a buttare, praticamente, a colpire, praticamente, vedete, il nucleo dell'astronave aliena, che sta andando, ovviamente, a pezzi, ragazzi, veramente incredibile. Non so se ce la faremo, no? Che, oh, mamma mia, ragazzi, formicone dappertutto, vedete, un pochettino, proprio davanti a noi, ce la possiamo fare, ragazzi, col formicone. Andiamo a cambiare, praticamente, ragazzi, qui sopra il nostro mitico, guarda qui, boom, la formica è andata via, praticamente è andata via. Mamma mia, ragazzi, guardate un po' qui sopra, formiche dappertutto. Ah, che brutte, veramente assurdo, perché era il regno del tonno, il regno del ragno, il regno del formicone. Guarda Hacker Italia, guarda questa formica che arriva direttamente a cercare di ammazzarci. Purtroppo, ragazzi, sono formiche assurde, ragazzi. Qui vado a usare, mi sta prendendo in bocca, addirittura stiamo, nucleo energetico, cambiamo lo strumento del nucleo energetico. Andiamo a usare lo strumento, ragazzi, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Ecco qua, perfetto, abbiamo utilizzato il nostro strumento. Ok, quindi è dietro che mi va a colpire, ragazzi, via di sto bombolone, mamma mia. Continuiamo, ragazzi, a soffrire l'arrivo delle formiche. Vai a ricaricare praticamente questa parte qua, mamma mia, l'ha acchiappato in pieno, ragazzi, veramente qualcosa di assurdo. Andiamo a cambiare arma e la formica ritorna, ragazzi, ritorna la formicona, guardate un pochettino, formicona veramente distrutta, brutta la formica che arriva dal nord, ragazzi. Andiamocela a correre praticamente da questa parte qua. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo anche la possibilità di fare maglia bianca, oro dei studenti, blu jeans e parabonga. Un beach on the beach. Tutti gli uomini vengono a galla. Guarda qui sopra. Sta arrivando il formicone. Boom, mamma mia, ragazzi. Siamo stati esplosi. Siamo scoppiati. Siamo attenti, ragazzi, perché le formiche da dove vengono? Dobbiamo attaccare il nucleo. Vedete, ragazzi, andiamo qui sopra a premere l'overdrive. Andiamo in overdrive, avanti a ripigliare. Vediamo un pochettino se possiamo distruggere il nucleo. Praticamente qui sopra, e mamma mia, ragazzi, è veramente incredibile, ragazzi, attenzione, perché qui ci possono essere dei mostri, cari. Mamma mia, ragazzi, il formicone, guardate il nucleo del bombolone, devo andare a pranzare. Ciao Hacker Italia, qui sopra sta succedendo di tutto e di più. Il grande nucleo, praticamente, guardate un pochettino, andiamo a ricaricare a tempo praticamente di record, ma purtroppo il grande nucleo distrugge l'Hivercraft, sta andando a fuoco l'Hivercraft. Vedete, ragazzi, stiamo annientando gli alieni che stanno praticamente proprio esplodendo. Ce l'abbiamo fatta col grande nucleo che praticamente qui sopra sta andando a esplodere. Sara, sono la Siria e oggi faccio l'uscita degli scout. Cara Sara, buongiorno a te, benvenuta sul canale del Giocherellone, il grande tuo amico, il colui che ti porta i videogiochi più belli del passato e del presente, e oggi ti porto Earth Defense Force Iron Rain. Mi fa piacere che tu faccia l'uscita con gli scout, mi raccomando, divertiti, apprendi sempre il fatto parola di scout, il parola di scout che ovviamente significa essere una persona di valore, essere una persona sempre pronta ad aiutare il prossimo. Sono Siria, cara Sara Siria, sono passati 7 anni, pensate, ragazzi, cara Siria, sono passati 7 anni e la terra è in pace, noi pensiamo che sia tutto cambiato, e invece purtroppo arrivano altre persone. Pensate un pochettino, eccolo qua, l'uomo del mondo, l'uomo coniglio, praticamente l'uomo scheletrino, ecco qua l'uomo rasputino, ecco qua l'uomo in gonnella, praticamente, guarda l'uomo in gonnella, veramente assurdo, è assurdo davvero, il caratteristico essere.
ecco qua, sono strani questi personaggi, dobbiamo dire la verità, ragazzi, guardate qui, il personaggio strano che arriva praticamente, si veste così, ecco qua, eccolo qua, il grande commando, è arrivato commando, pensate un pochettino, iniziamo la missione, perfetto, decide, non Sara, Siria, Sara, però io leggo Sara, capito, come nickname, buongiorno, il gasmizzone, ragazzi, è tornato il gasmizzone che oggi possiamo dedicare al gasmizzone l'arrivo delle formiche, sei tornato nella tua Catania, sei tornato nella tua Sicilia, caro gasmizzone, dopo un pernottamento a Napoli di 3-4 giorni e ti sei divertito sicuramente a Napoli, hai visto le voragini di Napoli, hai visto i vari furti di Napoli, hai visto anche le cose belle ovviamente di Napoli, credo non solamente il caos, ti sarà divertito, hai mangiato le pizzette, i cornetti, i babà, gli chouchou praticamente e addirittura le mitiche sfogliatelle napoletane, quelle che ti piacciono a te, caro Gasmizzone. Per fortuna Gasmizzone è tornato, ragazzi, e quindi non possiamo che dedicargli al caro Gasmizzone Earth Defense Force Iron Rain, pensate un pochettino, il gioco di cui è arrivato il grande eroe, ragazzi, e il grande eroe non spara, attenzione ovviamente a questi elementi, è assurdo, guarda quello, il ragnone che arriva praticamente da queste parti qua, ragazzi, è veramente, fa veramente paura, ragazzi, è ritornato il Gasmizzone direttamente a casa sua, piedi sto bombolone che arriva qui, vai, prova a ricaricare, mamma mia, sta arrivando, guarda qui, ecco qua, andiamo avanti, Gasmizzone. Attenzione perché chi è che mi ha toccato, sei stato tu col grande, ecco qua Gasmizzone, mi sono ricreduto, sui napoletani sono molto più semplici di quando fanno vedere quando si trovano fuori da Napoli, e sicuramente napoletani, ovviamente devi vedere tutti il milione di abitanti di Napoli, non so in quali parti sei stato ovviamente di Napoli, non lo sappiamo, caro Gasmizzone, devi vedere tutte le parti di Napoli, devi andare ai quartieri per bene, quartieri meno per bene, pensa un pochettino, quindi il Vomero, Posillipo, Chiara, ma devi andare anche a Ponticelli, a Scampia, a Barra, a San Giovanni a Teduccio, ecco qua, quindi devi vedere tutta Napoli per dare un giudizio su quello che sono ovviamente la maggior parte dei napoletani, caro Gasmizzone, quindi è una città di 1 milione di abitanti, stiamo parlando, molto molto bella, però io preferisco dove vivo adesso, infatti ho fatto degli short, li visti, caro Gasmizzone, dove vado a farti vedere le bellezze valtellinesi, può essere che io, avendo vissuto per tanti anni a Napoli, giustamente mi sia anche un po' scocciato di questa Napoli, forse per me troppo caotica, ecco qua, forse Napoli andava bene in un'età praticamente forse adolescenziale, dove poi diciamo non c'era internet, ma oggi internet c'è ovviamente dappertutto, e quindi giustamente il tuo amico il Jokerellone ti fa vedere le belle cose praticamente. Vedete un pochettino, ragazzi, che cos'è questa mappa, dobbiamo andare praticamente lì dietro, è fatto molto bene, che cos'è questo, è un alveare, ragazzi, a sud Napoli e 3 volte Catania, come l'Etna, 3 volte il Vesuvio, sì, hai capito bene, caro Gasmizzone, è così, e il bello di Napoli è sicuramente questo, mamma mia, ragazzi, guardate che scattariello qui sopra, ovviamente andiamo qui sopra a pigliare, mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra chi sono arrivati, i nostri formiconi, vado a ricaricare il formicone, mamma mia, mi è scoppiata una bomba in mano, molto grande come città, sicuramente molto variegata, poi pensa che a Napoli andarono anche ad arrivare, siamo morti, ma ce la faremo ovviamente a ritornare, a rigiocare, perché ce la puoi fare, riproviamo ovviamente, abbiamo giocato in una maniera un pochettino bruttariella, dobbiamo dire la verità, quindi non è che ci arrendiamo ovviamente per così poco, perché il gioco merita, vedete un pochettino, abbiamo scelto anche questo costume particolare, di un po' da Efesto, dobbiamo dire la verità, addirittura in faccia al soldato scelto, quello là, mamma mia, il bombolone che ti arriva praticamente da dietro, vedi un pochettino, andiamo qui dentro a cercare di distruggere, prova anche tu, mamma mia, ragazzi, guarda un pochettino, andiamo a cercare, guarda un pochettino da questa parte qua, è arrivato lui praticamente, il bombolone con queste formicone che ovviamente qui sopra vanno a cercare di volare, perfetto, ragazzi, ce ne possiamo andare, molto molto bello come gioco, come potete vedere, è qualcosa, attenzione al formicone, il formicone di mamma, praticamente vai a ricaricare il grande colpo, praticamente, mamma mia, ragazzi, vedi, ci vuole un po' di tempo, ce la puoi fare a ricaricare
scaricare. Vediamo un pochettino se ce la facciamo. Facciamo volare praticamente tutte queste formiche e stiamo attenti, perché se buttiamo un bazookettone praticamente vicino a casa nostra, ovviamente ci esplode la casa. Vai, vai, guarda, ecco. Oh, questi si accoppiano, praticamente questi si accoppiano in tempo reale. Molto triste questa parte qua. Guardate questa formica che viene proprio distrutta, ragazzi. Dobbiamo anche riprendere questi oggetti. Vediamo se c'è qualche altra formica. Non vedo altre formiche. Gli è piaciuto al gasmizzone venire a Napoli. Gli è piaciuto tanto, quindi dobbiamo stare attenti di qua. Quindi dobbiamo. Oh, che grandi voli! Che grandi voli! Ce ne andremo quindi da quest'altra parte qua e vediamo. Guardate il filo d'erba. Guardate, molto molto bello graficamente. Sul televisore è ancora più bello, ovviamente. Attenzione, ecco qua, ragazzi. Ci conviene sparare sicuramente da lontano, perché sparando da lontano, ovviamente possiamo prendere a parte più nemici, ma allo stesso tempo possiamo evitare, ovviamente possiamo evitare i nostri colpi, ragazzi. Guardate qui sopra cosa sta succedendo. Il Pino Shooter, è arrivato Pino, ragazzi. E quando Pino si vede il formichino, è arrivato Pino. Stefano Traverso, te lo ricordi Stefano Traverso? Che fine ha fatto? Le formichine aliene, le formichine che a volte Pino ha ricevuto anche in casa. Pensate un pochettino. Ecco qua, allora, visto che è arrivato il nostro grande Pino, il nostro grande amico, l'amico del Gasmizzone, pensate un pochettino, l'amico di tutti noi, è arrivato Pino. Andiamo ovviamente a mettergli, a fargli vedere a Pino l'arrivo dei polpettoni, praticamente. Ecco qua il polpettone che arriva. Oh, ha una testa di scimmia. Questo ci spruzza delle cose, delle spruzze. Mi vengono a trovare, ti vengono a trovare direttamente in casa. Quando Pino ovviamente pulisce nella sua grande villa, pensate che Pino vive in una mega villa con cani al seguito, e ovviamente il berrettino di Pino, che praticamente, che dove addirittura vedete, mamma mia, guardate qui sopra chi sta arrivando, ragazzi. E guardate lui, guardate. Oh, mi ha sputato proprio in faccia il bombolone, che arriva veramente assurdo. È un gamer. Ti ricordi quando si diceva che era un gamer? Che hai capito? Era un gamer. Ce ne andiamo quindi da questa parte qua. Stiamo attenti, perché dobbiamo, ragazzi, distruggere questo altro coso. Che perché non spari? Perché non spari? Stai avendo paura di qualcosa. Vedete, ragazzi, dobbiamo andare su questo coso. Praticamente andiamo su questo coso. E cosa dobbiamo fare qui sopra, Pino? Non lo sapete. Ti ricordi quando diceva quello è un gamer? Andiamo. Oh, attenzione al formicone, il capo formica. Guardate come c'è un alveare praticamente di formicone che dobbiamo distruggere, ragazzi. Qui sopra che cosa dobbiamo fare? Attenzione a lui, praticamente. Mamma mia, formiche che esplodono dappertutto, Pino. Guarda qua, quel gioco l'avevi mai visto, il gioco delle formiche? L'avevi mai visto, oppure avevi avuto paura? Ecco qua, dobbiamo distruggere, ragazzi, vedete il formicaio. Questo è un vero e proprio formicaio attrezzato praticamente dalle formiche. È perfetto, sta cadendo tutto, vedete, ragazzi. Guardate, oh, boom, il bombolone esplosivo della formica. Abbiamo distrutto il nido delle formichine, ce l'abbiamo fatto. Ecco qua, forza Napoli. Abdellah Mohamed è tornato, il grande Abdellah, il nostro caro amico. E purtroppo appena voleva il vero uomo, voleva l'uomo, l'uomo che la manteneva praticamente, l'uomo con cui passare il tempo. Abdellah dice ciao giocherellone, come stai caro Abdellah? Sto bene. E qui, ragazzi, dobbiamo aiuto, il robottone gigante. Mamma mia, guarda il robottone, ma stiamo attenti, ragazzi, con robottone dobbiamo colpire le parti gialle, mi sembra, del robottone. Vedete le parti gialle del robottone, quindi stiamo attenti, perché, ragazzi, il robottone può farci anche parecchio male. Gasmizzone, oltre ai prezzi molto meglio di casa. Vabbè Gasmizzone, il miglior prezzo che tu possa fare è quello là di cucinare le cose a casa tua. Abbiamo distrutto il robottone, ragazzi. Guardate il robottone come ci cade davanti. Molto triste la cosa per il robottone, ovviamente. Il Gasmizzone, Huawei, ciao caro Huawei, come stai? È il nome di una famosa marca di cellulare, pensate un pochettino. Stiamo ovviamente andandocene a questa parte qua. Salutiamo, ragazzi, il caro Huawei. Abbiamo 27 secondi per tornare a casa prima che tutta la zona sarà nuclearizzata. Hai visto il vento di Strongest Battleground? Non ancora, caro Abdellah. Perché chi è questo vento praticamente? Dobbiamo andare praticamente, ragazzi, da questa parte qua. Vedete i nostri cari amici che se ne stanno andando, ma dove dobbiamo andare in realtà? Dobbiamo parlare con qualcuno, forse dobbiamo parlare con il grande generale, forse di qua. Andiamo praticamente di qua, andiamo a raccogliere i premi. Perfetto, abbiamo raccolto il robottino. E adesso cosa? Ah, quindi abbiamo un tot di tempo per raccogliere i premi. Molto molto bello Gasmizzone. Una delle mie parti che c'è stata molta più speculazione con l'inflazione degli ultimi anni a Catania. E vabbè Gasmizzone, purtroppo è il turismo, questo turismo dilagante, che ovviamente
questo turismo dilagante che sta andando avanti praticamente in questi anni, in questi viaggi aerei molto molto bassi. Mi dispiace solo che il sindaco di Napoli abbia voluto praticamente inserire, qui possiamo anche andare fucile d'assalto, fucile a pompa, fucile da cecchino, lancia razzi, lancia missili, lancia energetica, fucile laser, che non è male. Questo fucile laser Predator, ecco qua, questo qua mi piace come arma 2, voglio mettere questa volta il lancia missili, praticamente lancia missili, il tango, decidi, vuoi continuare, acquisterai, certo, praticamente. Quindi vogliamo andare a vedere le due, il Predator FCC. No, volevo vedere un'altra cosa, forse posso mettere un'altra granata, forse posso mettere, ok, perfetto, andiamo indietro, praticamente forse non abbiamo un lancia, ecco qua, voglio mettere questo praticamente, perfetto, questo qua invece è di, ecco qua, questo è bloccato, quest'altra arma, ragazzi, a parte il parcheggio, ovviamente a Napoli siete messi davvero male, lo so, ma è una situazione, io per questo ti dico che mi trovo molto molto meglio qua, e qui anche senza un garage riesce a sopravvivere. È uscito Cult di Tatsumaki, chi è Tatsumaki? Tatsumaku Senbukyaku, forse, non lo so, chi è questa persona Abdullah, che mi sta dicendo. Qui abbiamo Jet Lifter, Troop Invisibile, no, mettiamo il Trooper, perfetto, iniziamo ovviamente la mission cell, inizia la missione selezionata, qual è la missione? Si inizia la seconda missione, andiamo a vedere insieme, ragazzi. A che ora fai Roblox? Abdullah, caro, Roblox lo possiamo fare dopo, possiamo divertirci tutti quanti in Roblox, speriamo che anche Pino Shooter venga, praticamente anche il Gasmizzone venga a giocare praticamente a Roblox con noi per divertirci tutti quanti insieme in questo incredibile videogames, il Roblox, il gioco dove si parla di tutto e si gioca praticamente a costruire la vita in Roblox. Stiamo attenti, è arrivato il bombolone, praticamente vedete un pochettino, ci mettiamo, lo inquadriamo praticamente di qua il bombolone e stiamo qui in un mondo di deserto, ragazzi, vediamo un pochettino, vedete, con lanciamissili, purtroppo il lanciamissili ha una ricarica veramente, ragazzi, lentissima, come potete vedere, guardate il missile, ha solo un missile praticamente, vedete, ecco qua il bombolone missilistico, e vediamo un pochettino con laser, il laser blade praticamente, il laser blade che poi si va praticamente a consumare, praticamente qui possiamo andare praticamente anche a ricaricare, mi sembra, non mi ricordo come vado, ecco qua il Predator, ecco qua, vedete un pochettino F-Blade e il G-Predator praticamente, che è questo qua, perfetto, ragazzi, sul mio server di Stronger Battleground o sul tuo server, Gasmizzone, almeno costa 3 euro l'ora parcheggiare nelle strisce blu, e lo so, Giuretto 20, caro Giuretto, ciao, come stai, benvenuto sul canale del Giocherellone, dove qui stiamo giocando a un fantastico videogame, come puoi vedere, ci andiamo ad imbarcare sul mezzetto praticamente, scendi e spelli, ecco qua, e possiamo andarci, dobbiamo recuperare i nostri amici, ragazzi, dove sono i nostri amici, i nostri grandi amici, eccoli qua praticamente, vedete un pochettino che stanno arrivando, salite amici, ecco qua, l'ho buttato uno per l'aria, ragazzi, molto triste questa cosa, vedete, siamo qui sopra, i nostri grandi amici, la nostra grande squadra, che in realtà non ci serve, vedete, andiamo a... Sentite, è proprio come Fortnite, andiamo praticamente da questa parte qua, andiamo, vedete ragazzi, no, abbiamo qualche problema, non voglio scappare, voglio entrare nel furgone, perfetto, entriamo nel furgone, vediamo dove possiamo andare, ragazzi, vieni anche tu, ce li stiamo portando avanti praticamente e andiamo verso la parte centrale, ragazzi, di questo incredibile, guardate un pochettino, la Torre Eiffel, mamma mia, ragazzi, vattene praticamente dietro, vedete, dove è finito Hacker Italia, è andata a mangiare Abdellac, ha avuto qualche problemino, doveva fare la pappa e quindi si sta spostando praticamente in cucina, a breve ritornerà Abdellac, ritornerà Hacker Italia praticamente, colui che ci difende dagli hacker cattivi, avete capito bene, che cosa questa parte qua, il robottone, guardate ragazzi il robottone che fine ha fatto, dove il robottone, qui si anima, ragazzi, qui dobbiamo scendere, andiamo a utilizzare, vedete un pochettino, boh, pigliate sto bombolone che ti arriva praticamente da questa parte qua, ragazzi, attenzione al bombolone, si è rianimato, ma va a cadere di nuovo praticamente, vediamo se possiamo ricaricare, ce l'abbiamo fatta, dove dovremmo distruggere praticamente, vedete ragazzi, tutti le cose, Hacker Italia è con me, e dopo c'è una grande canzone, ragazzi, arriverà una canzone per voi, avete capito bene, da parte del vostro Giocherellone, quindi sarà un momento veramente di incredibile
incredibile, incredibile divertimento. L'ho già preparata, ve l'ho detto, cercherò di fare uno o due canzoni a settimana. Avete capito bene? Uno o due canzoni a settimana con il vostro caro amico, il giocheremo, i nostri amici. Eccoli qua, boom, praticamente non è andato, è andato a essere buttato, quindi dobbiamo andare praticamente a cercare. Ecco Abdellak che ci manda qualcosa di veramente fantastico in arabo. In arabo, ecco qua, sono con Acheritare e Pino Emilio. Pino Emilio, nostro vero grande amico. Pino Emilio, te lo ricordi Pino Emilio? Pino Emilio è stato il robottino che praticamente Mammati comprò praticamente con i soldi praticamente messi da parte, costava tantissimi soldi, e Acheritalia, Acheritalia. Chi è stato? Chi è stato, ragazzi? Guardate un pochettino, guardate un pochettino. Sì, te lo ricordi, il pupazzetto, praticamente questo robot che costava anche parecchi soldi, dobbiamo dire la verità, caro Pino Shooter. E poi guarda qua un altro robottone, ecco qua il robottone che praticamente si trova da queste parti qua. Guarda il robot che stava dormendo praticamente, quindi dobbiamo distruggere questi grandi robot. Il robot, quel Pino Emilio che ti portava i cioccolattini, ti ricordi quando ti portava? Eccolo qua, guarda qua, si sta rianimando. Mamma mia, è gigante, davvero è gigante. Come la frase che disse una ex a Pino Shooter, vedete, a Pino Shooter fu addirittura è caduto, guarda un pochettino come cade dentro al palazzo, praticamente come scimmia, ti aspetto sotto al palazzo. Ovviamente io non avevo Emilio, non avevi Emilio, lo so Pino Shooter, lo so, un'infanzia molto, diciamo, povera quella di Pino Shooter. Poi il papà gli disse: caro Pino, nella vita purtroppo devi studiare, ecco qua, devi studiare, quindi è inutile che ovviamente pensi di non studiare. Attenzione Bombolone, che ovviamente qui sopra vedete, ragazzi, mi ci ha dato direttamente tante cose belle e simpatiche. Il grande Bombolone, ricordo il papà di Pino disse: caro Pino, se vuoi diventare qualcuno devi studiare, devi darti da fare anche con il lavoro. E Pino decise praticamente di mettersi sotto a studiare, e oggi è un uomo completo, pronto per una relazione con una donna praticamente. Infatti abbiamo fatto un video, ragazzi, un grande video dove diciamo tutti quanti insieme: caro Pino, cerchiamo una ragazza per Pino Shooter. Avete capito bene, ragazzi, la macchinella è qui praticamente, quindi andiamo a cercare di fare una cosa anche un po' brutta con questa macchinella, gli diamo un Bombolone addosso. Mamma mia, la macchina che va, che la bomba che praticamente va sotto. E Pino, ecco i nostri grandi amici, gli amici di un tempo che in realtà non sanno nemmeno loro cosa fare, ragazzi. Forse ecco qua, dobbiamo andare là, vedete ragazzi, guardate, boom, la Bombolona di qua. E quindi Pino, ovviamente, guardate il missile che ovviamente viaggia con noi, vedete un pochettino il razzone, vedete un pochettino il Bombolone e il razzo praticamente che si è esaurito. Molto triste questa parte qua, questa parte del razzo che finisce praticamente, vedete, guardate qui chi c'è, ragazzi, il Bombolone, vi ha visto il Bombolone, vediamo un pochettino se riesce a pigliarne un altro. Mamma mia, proprio in faccia l'ha chiappato, e purtroppo è morto il Bombolone praticamente, si è fatto male, vedete, un morto il Bombolone, guarda il Bombolone che arriva direttamente, mamma mia, in faccia proprio, stava cacciando, attaccati al razzo di mamma praticamente, ti ricordi? Il grande razzo di mamma, dove noi andiamo, che cosa succede? Eccolo qua, piatto sto bombolo praticamente, ecco qua, sta arrivando lui, camminiamo in mezzo alle palle praticamente, vedete un pochettino, guardate il razzone che ovviamente lo colpisce lì, ecco qua, praticamente lo colpisce da quest'altra parte là, vedete, è molto molto difficile, ragazzi, difficile andare ad annientare il bombolone, vedi, pigliati sto bombolone praticamente dietro le schiena, vedi un pochettino, ha qualche difficoltà, è ancora lui praticamente, ecco, l'ho acchiappato dietro, vai, ma Marco Pugliese è arrivato, caro Marco Pugliese, mamma mia, ragazzi, attenzione, mi cade il robot addosso, guarda qua, andiamo proprio sotto, caro Marco Pugliese, a parte di due, guarda qua il bombolone, ma addirittura non ce la fa, la macchina rotante, pigliati sto bombolo, mi hai schiacciato, ripresa veloce, ecco qua, andiamo qua sopra, praticamente, vedete, ragazzi, guardate il razzone che se ne va, praticamente, andiamo a usare il fucile a plasma, ragazzi, che ci fa molto bene, pigliati sto coso, praticamente, vediamo di caricare, Marco Pugliese, ciao, Marco Pugliese, ciao, da parte di Pino Shooter, detto il calabrese, mamma mia, proprio dietro ha acchiappato un razzone, mamma mia, ragazzi, è un gioco molto bello, mi è scoppiato il robottone, pigliatelo robottone, praticamente questa parte qua, vedete, gli sta arrivando praticamente da questa parte qua, vedete, addirittura ha evitato il mio razzo, ragazzi, veramente assurdo. Andiamo subito in overdrive, va in overdrive praticamente questa parte qui, vedete un pochettino, va a prendere, a cercare di attaccare, pigliamo il manone che gli passa tra le mani, il razzo gli passa tra le mani. Marco Pugliese, giochi a Fortnite? Sì, stasera, caro
oggi pomeriggio, stasera, caro Marco Pugliese, quindi non ti preoccupare, il giocherellone ti fa vedere Fortnite, ti fa vedere, guarda qua, guarda, proprio sotto glielo mettiamo il razzone che non si riesce a mettere praticamente all'interno del robottone, addirittura mi cade il robottone, ragazzi, addosso, guardate lui, piglia con razzone, vediamo un pochettino se riusciamo, boom, con razzone, vedete un pochettino, guardate un pochettino con razzone, andiamo subito a cercare di ricaricare, attenzione qui sopra, bigliati sto razzo gigante, ecco qua, veramente a che ora, stasera, oggi è un pomeriggio, stasera, al grande razzo, che purtroppo, ragazzi, non riusciamo, pigliati sto razzo, e purtroppo, ragazzi, vedete un pochettino cosa sta al grande robot, che va a farsi di sé veramente friggere, veramente incredibile, ragazzi, e ce l'abbiamo fatta, possiamo rianimare il grande premio, in stile Fortnite, vedi un pochettino, abbiamo recuperato il premio, e il nostro grande assistito, il nostro grande amico, veramente bello, ragazzi, e guardate qui, abbiamo fatto tutto, a che ora, all'ora di ieri, a quest'ora, praticamente, no, sto scherzando, oggi pomeriggio andremo a giocare, Marco Pugliese, quindi mi raccomando, ecco qua, scusa, ero AFK, stavi giocando, praticamente, e te ne sei andato, ma ovviamente ritornerò in ginocchio da te, c'era la mitica canzone, te lo ricordi, caro Abdellac, questa canzone che ovviamente è molto simpatica e carina, andiamo a pigliare praticamente il cerbottano, praticamente qui sopra, e addirittura possiamo fare, vedete un pochettino, I'm sorry, vedete le grandi cose alla Fortnite, molto molto bello, va bene ragazzi, che dirvi, Earth Defense Force Iron Rain, sicuramente un gioco molto molto bello che voglio consigliare a tutti coloro che adorano Fortnite, ragazzi, è veramente bello, oltretutto costa veramente poco, uno dice ma giocherellone, ma tu quindi ci stai consigliando di acquistarlo? Secondo me sì, è un buon prodotto, soprattutto se amate, ovviamente ragazzi, se amate Fortnite, quindi se amate Fortnite acquistate questo prodotto che trovate veramente a poco prezzo, un prodotto, un gioco praticamente molto sottovalutato e in realtà maggiormente idoneo proprio per coloro che adorano tanto Fortnite, purtroppo la vita a volte è fatta anche di fortuna, nel senso che Fortnite sicuramente è molto molto divertente, ma ci sono prodotti economicissimi come questo che in realtà hanno avuto poco successo. In realtà non tanto in Giappone, ma soprattutto in Europa e in America. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per la visione, saluto tutti coloro che hanno partecipato, se vi piacciono i miei video venite sul canale del Giocherellone, potete iscrivervi, potete abbonarvi sia su YouTube che su Twitch, mettere mi piace, condividere il video e addirittura donare se volete partecipare in prima linea alla crescita di questo canale dove sarete anche voi protagonisti. Se avete Amazon Prime avete l'abbonamento gratuito al canale Giocherellone, basta andare sul canale Giocherellone col vostro account di Amazon Prime e abbonarvi. E altri social network del Giocherellone trovate nel box informazioni, ragazzi, e vi consiglio sicuramente il mitico Discord dove trovate il Leone di Rimini, pensate un pochettino, il grande Alessandro Arcangeli che è il newser migliore d'Italia. Detto questo, volete comprare il gadget del Giocherellone, box informazioni poi negozio, volete comprare un libro del Giocherellone all'interno dei miei video e della descrizione dei miei video che trovate qui sotto, potete andare direttamente con il link su Amazon dove potete acquistare i miei tre libri, oppure se avete Amazon Kindle Unlimited potete averli gratis. Detto questo, volete comprare giochi a titolo scontato come questo, se siete iscritti al canale Giocherellone potete usufruire dello sconto di Instant Gaming dove trovate giochi a prezzi veramente ridottissimi. Io vi aspetto tra qualche minuto sui miei social network, YouTube e Twitch, vi aspetto sempre e ci vediamo con un altro incredibile video. Ciao Pino Gasmizzone, Abdellac, tutti quanti, ciao, attaccati a sto razzo, disse Pino.